giustamente molti dicono magari questa vicenda resta molto, appassiona molto chi si occupa di politica e queste cose, però poi qui ne va dello sviluppo, della modernità. Io l'ho già detto in un'altra occasione, cioè io non mi schiero né tra i favorevoli né tra i contrari, cerco solo di capire la vostra posizione per una situazione in questo momento, anche la vostra un po' di attesa, no? Perché Salvini continua a Però ripeterlo, eh? la nostra posizione è ben chiara, era chiara fin Ma è chiara anche dall'inizio. quella dei vostri Noi soci di governo che ora dicono siamo non qua a sa da parlare, fare però la quello che TAV. c'era scritto anche nel contratto, come nella mozione di ieri, non c'è scritto non sa da fare. Perché anche la mozione di ieri contiene all'interno che va rivista totalmente, va riguardata, ovviamente noi, ma questo l'ho sentito dire anche a qualcuno del Movimento 5 Stelle, però quello che Sì. diciamo noi è il fatto che c'è uno spreco veramente grande Sì. di denaro, per cui sicuramente va ridisegnata in quella parte, secondo gli accordi però fra Italia e Francia. L'accordo fra Italia e Francia e gli accordi, quelli con l'Europa, sono sulla TAV, non è che sono su qualcos'altro. Per cui quell'ultima riga nella mozione è ben chiara e noi siamo favorevoli a questo, favorevoli a tutti gli interventi comunque nelle infrastrutture. Non a caso abbiamo dato dei soldi all'ANAS per mettere a posto Sì. comunque la rete viaria, abbiamo dato dei soldi ai piccoli comuni, con il patto di stabilità abbiamo liberato altri fondi. Abbiamo dato da qua al 2032 altri 100 miliardi oltre i 150 che già c'erano. Stiamo cercando di fare una serie di interventi, fra cui abbiamo alzato la somma per gli interventi a aggiudicazione diretta. Sicuramente ci vuole una semplificazione maggiore, perché ricordiamoci che noi abbiamo tanti lavori che non finiscono mai, perché storia di subappalti, storia di governo che non ha pagato le persone comunque che lavoravano per loro, e su questi fondi li abbiamo liberati, piano piano stiamo, e nei prossimi anni pagheremo tutte le persone che ancora hanno le aziende, perché ricordiamoci che tante per colpa dello Stato sono anche fallite. Per cui noi siamo per l'infrastruttura e pensiamo che anche in questo caso alla fine troveremo il punto di caduta. E anche il Movimento 5 La Stelle posso si dire renderà così, voi conto dite, anche se che rimaniamo va di qualche non mese, quella fatta, soluzione la non va troviamo. fatta, va continuata, perché ricordiamoci che anche quando parliamo in realtà non è che stiamo parlando del niente, Certo. eh? Cioè, c'è una cosa che No, esiste. infinita. No, vado da